filo del discorso è il titolo di questa serie di opere di Claudia Matta. Attraverso la gestualità delle mani e attraverso il filo che le collega, che rappresenta anche graficamente il trait d'union, l'artista intreccia un dialogo con Anna. Tale dialogo si svolge in due lingue e percorre i due fronti delle mani, utilizzando caratteri corsivi latini e maiuscoli cirillici. Anche i gesti delle mani, che riecheggiano nella loro rappresentazione quasi in fotocopia le avanguardie russe, aggiungendo suggestione al dialogo, concorrono ad unire i due linguaggi, creano il dialogo. Dialogo che è, da un lato, il seguire del filo logico, anche etimologicamente, dialogos, ovvero attraverso la logica lineare, nel nostro caso tracciata dal filo. E dall'altro è poesia, introspezione, sensazioni appena accennate lungo il palmo e il dorso delle mani.